Noi dobbiamo restare a casa, stringere i denti, ci sarà modo di recuperare anche dal punto di vista economico, però ecco, stiamo attenti a non vanificare gli sforzi che abbiamo fatto fino ad oggi. E allora io vi suggerirei, nel mare di comunicazioni, di ordinanze, di circolari che stiamo a tutti i livelli istituzionali rilasciando, ecco, facciamo un po' di ordine e prendete appunti. In particolare il Comune di Taranto, per tutti quelli che avevano in scadenza già a giugno la rata della Tari, ha differito questi termini alla fine di luglio, quindi ci sono 2 mesi in più per adempiere a questa spesa. Mentre per i tributi minori, che sono sempre di facoltà del Comune, parliamo della TOSAP e della pubblicità, chi aveva rate in scadenza a marzo le potrà pagare a fine giugno senza interessi di mora, senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa. Andremo in giunta, adotteremo il modello che utilizzerete tutti quelli che ne hanno bisogno per fare domanda ai nostri servizi sociali per i cosiddetti buoni spese. Sono buoni spesa da 30 e 50 euro settimanali. Abbiamo previsto l'erogazione fino a 10 buoni per famiglia nell'arco dei prossimi 2 mesi, salvo che le economie alla fine del percorso ci consentano di emettere altri buoni e quindi adempiere ad altre domande che arriveranno. Dobbiamo dare una mano alle famiglie che hanno perso il lavoro, che davvero non hanno risorse in questo momento per fare la spesa, per nutrire i propri familiari, i propri bimbi. Se servirà più avanti, faremo in modo di illustrarvi anche qualche dettaglio in più su questi buoni spesa.